Chiudere questo spazio perché, come stava dicendo la Presidente, è fondamentale lavorare, collaborare e parlare con i ragazzi. Lei mi ha colpito in una sua intervista quando è stata all'interno di una scuola e prima di entrare ha visto sui muri delle svastiche e ha parlato poi con quei ragazzi, in particolare poi con una ragazza che è venuta proprio da lei. Sì, io andavo e vado ancora, se possibilmente, quando ci sarà la possibilità di farlo. I ragazzi sono importanti. I ragazzi sono importanti perché mi danno loro stessi lo stimolo di continuare. Ci sono stati fino adesso, grazie a Dio, dei risultati, dei riscontri positivi che questo mi fanno, in modo di non fermarmi. C'è stata solamente una volta una scena in una scuola, che non dico il nome, a Roma, dove ragazzi che avevano passato il tempo con me a Birkenau, Auschwitz, mi hanno dato la possibilità di andare da loro a dare anche sulla classe stessa, sulla scuola stessa, la mia testimonianza. E quando sono arrivato là, io ignoravo assolutamente che i ragazzi avevano fatto un gesto sgradevole. E io ho dato la mia testimonianza, però avevo fatto caso che erano molto preoccupati e molto dispiaciuti quando mi hanno ricevuto. E poi, quando sono andato via, li ho salutati e gli ho detto: vedete, tutto è andato bene, non c'è stato niente che ci ha impedito di fare questa testimonianza. Mi hanno ringraziato e sono andato via. Poi, qualche giorno dopo, ho ricevuto una lettera dalla scuola, dalle studentesse stesse, dicendo: sì, signor Modiano, lei ha ragione, ma noi eravamo veramente preoccupati perché credevamo che l'avrebbero provocata, perché studenti di quella scuola, qualche giorno prima, sapendo che lei sarebbe venuto, avevano fatto delle scritte svastiche al di fuori della scuola. Ma questi stessi studenti erano presenti mentre lei parlava e sono rimasti in silenzio, e qualcheduno di loro aveva anche le lacrime agli occhi. E poi il più bello di tutto, lo dice nella lettera, questi stessi ragazzi, il giorno dopo che lei se n'è andato via, hanno preso un secchio di calce con un pennello e sono andati a cancellare tutte quelle cose che loro avevano scritto. Vedete, questo io non lo sapevo, ma voglio dire, questo gesto a me mi ha dato la forza di più di andare avanti, che senza volere, senza saperlo, questi ragazzi hanno cambiato opinione, e questo è qualche cosa che mi dà ancora lo stimolo. Bisogna parlarne. Grazie veramente, grazie Presidente Ruth Dureghello per essere stata con noi, grazie tantissimo.